Ciao ragazze, buona domenica a tutte e volevo parlarvi dei profumi di Avon che ho avuto modo di provare in questa settimana. Allora, Faraway Gold, orientale floreale, 2014, pesca, fresia o smanto. Il cuore, fiori d'arancio, Yang Yang, gelsomino indiano. La base di vaniglia del Madagascar, sandalo e ambra. A me piace molto e oltretutto dura anche tanto come persistenza. È dolce, la vaniglia la sento proprio con orientale. Orientale, sì. A me piace, questo qui io lo promuovo. Poi, vediamo cosa c'è dopo. Ah, Soft Musk, orientale floreale dal 1980. Ecco, io dal 1980 non ha mai cambiato la fragranza, è davvero l'originale, originale. È buonissimo, per me rimane sempre un mix tra Alicia Ashley e White Musk del Body Shop, anche se forse ho letto su internet che dicono che è il Musk di Reminiscent, giusto? Non so se si chiama così perché io di quella casa non ho niente. Orientale floreale, muschio animale, gelsomino rosa, spezie e vaniglia. È buonissimo, sa di pulito, veramente. Io me ne sono innamorata di questo profumo, però purtroppo non dura. Non dura, ragazze, è leggerissimo. E va bene, vogliamo mettere su una questione di pelle, mettiamola pure. Però io se la spruzzo anche sull'indumento, che lo so che non si dovrebbe perché possono macchiare, sulle sciarpine, sulle pashmine, io mi aspetto che quando torno a casa, magari dopo 4 ore che sono in giro, togliermi la sciarpetta e almeno sentirlo sopra. Invece no, io questo qua svanisce. Io non so che dire. Avrò anche la pelle che non lo prende, ma neanche la roba che indosso lo prende. Però è buono, io lo uso per andare a dormire. Poi, Avon Dream. Io di questo non ho trovato una grande descrizione, cioè, ho trovato Armonia Cypress Floreale. Io questo qui dura, è un eau de parfum che dura, ma non è di mio gusto. Perché, aspettate che ho le cartine, per non... Lo spruzzo un attimo qua. Io ci sento... Ragazzi, a me mi ricorda un profumo, come posso spiegarvi? Lo Standa l'abbiamo avuta tutti nella nostra città. Quando eravamo ragazzine c'erano quei profumini che costavano poco, piccolini, quei profumini da poco, con poca personalità. È leggermente pungente, ecco, forse per quello che a me non piace, perché a me tendenzialmente i profumi pungenti, un po' pungenti, non è che a me piacciono più dolci, quindi no, non mi piace. Non mi piace. Fatevi dare un campione, sentitevelo, ma i campioncini dell'Avon sono troppo piccoli e secondo me non si riesce bene ad avere un'idea. Bisognerebbe avere come sono io, che presto il profumo alla mia amica, gli dico mettitelo un giorno o due e provalo prima di dirmi lo ordino. Ecco, così allora sì, uno si fa un'idea più precisa. Poi vi volevo parlare di un profumo, un profumino che mi hanno dato dei campioni in profumeria. Me ne hanno dati tre. E si chiama Alaïa Eau de Parfum Blanc. Ragazze, fantastico.
fiori bianchi, vaniglia, note solari, muschio animale e note talcate. Ragazze, è meraviglioso, meraviglioso. Non so dove ho messo la provetta. Ah, eccola. Eccola qua. Questo lo spruzzo proprio sul polso. Lo lascio un po' evaporare. È dolce, vanigliato, è muschiato, è proprio talcato. Ragazze, andate in profumeria, fatevi sentire Alaïa Eau de Parfum Blanc, quello bianco, perché credo che sia uscito da poco e invece da tempo presente quello nero. E io quello nero non l'ho neanche sentito. Io ho sentito questo qua, la ragazza ha visto che ero così e conoscendomi mi ha detto: ti do tre campioni, te li provi e poi vedi tu. Io ho paura che questo qua arriverà presto in casa mia, perché è veramente veramente buono. Ho provato anche a indossarlo e mi sembra che la durata sia discreta, però da portare in borsetta forse. Però rimane anche, guardate, faccio un danno, mi cade, strano, eh? E rimane anche sull'indumento, quindi per me vuol dire molto quando rimane anche sulla maglietta o sulla pashmina. Ha un significato per me, perché vuol dire che è un profumo che ha grip. Io vi saluto, vi mando un bacione. Buona domenica!